Bene, buonasera. Vi do il benvenuto per questo spoglio delle elezioni della rappresentanza studentesca per il biennio 23-25 e ne approfitto solo per dire due parole prima di procedere con le attività del seggio elettorale per ringraziare tutti gli studenti e tutte le studentesse che hanno fatto parte fino ad oggi degli organi, degli organismi accademici come rappresentanza studentesca. Io ho avuto modo di collaborare con molti di voi che avete svolto questo delicato compito all'interno della nostra organizzazione e devo ringraziarvi, quindi ringrazio tutte le rappresentanze uscenti per lo spirito di collaborazione, di condivisione e anche di efficacia dell'azione che le rappresentanze, oltre al Consiglio degli Studenti, hanno svolto in questi anni. E il mio ringraziamento veramente sentito perché ho sempre sostenuto, e lo sostengo ancora oggi a maggior ragione, visto che siamo in fase di scrutinio, che il ruolo delle rappresentanze studentesche sia fondamentale per la vita della comunità universitaria e si possano realizzare anche progetti ambiziosi, importanti, che vadano a vantaggio di tutta la comunità studentesca, che poi è la comunità universitaria nel suo complesso che ne beneficia, così come abbiamo fatto in questi anni su diverse iniziative che abbiamo condiviso e che abbiamo portato avanti con forza. So perfettamente che anche nei dipartimenti, nei consigli di corso di laurea, nei consigli di dottorato ci sviluppano proficue collaborazioni che hanno dato origine ad esempio a suggerimenti per miglioramenti dell'offerta formativa così come per i servizi agli studenti nei diversi plessi. Quindi il mio è un ringraziamento a coloro che hanno svolto questo compito fino ad oggi ed è anche un auspicio e un in bocca al lupo per tutti coloro che risulteranno eletti a seguito dello scrutinio perché il fatto della partecipazione, attiva con responsabilità e al tempo stesso con impegno non è disgiunta dal nostro impegno nel percorso universitario per raggiungere l'obiettivo del conseguimento di una laurea magistrale, di un dottorato di ricerca o del terminare una scuola di specializzazione nei diversi ambiti in cui si sviluppano questi programmi. Sono due obiettivi insieme importanti perché, come sempre dico, e ne sono profondamente convinto, a maggior ragione oggi che sto per terminare il mio mandato come rettore dell'Università di Parma, sono convinto che la migliore possibilità che abbiamo nel nostro paese, così come all'estero, di traguardare progetti ambiziosi per uno sviluppo sociale, economico, ma soprattutto sociale, di una certa entità basato su valori democratici e di partecipazione attiva dipendono molto anche da come noi sappiamo interpretare questa partecipazione attiva e l'impegno che chi si è messo in gioco per le rappresentanze ha portato avanti e porterà avanti nei prossimi anni è esattamente in linea con la volontà di essere cittadini attivi nelle situazioni in cui siamo coinvolti in questo momento come studenti universitari ma in futuro come elementi portanti della nostra società. Quindi grazie veramente di cuore a tutti e un grande in bocca al lupo a tutti coloro che risulteranno eletti, indipendentemente poi dalla gioia o dallo sconforto che questo potrà provocare, ma è sempre una bella cosa mettersi in gioco e ringrazio anche i tanti che hanno deciso di partecipare alle consultazioni. Non è una percentuale elevatissima, ma pur sempre significativa, perché ha votato circa il 32,5% degli aventi diritto, considerando i tassi di partecipazione anche che si denotano in calo a livello politico-amministrativo nelle elezioni di altra natura, ovviamente di altra portata che abbiamo visto, è un dato incoraggiante ma che merita qualche riflessione. Dobbiamo essere sempre più capaci di coinvolgere tutti i nostri amici, le nostre amiche nel percorso democratico di rappresentanza perché questo è un elemento fondamentale per la vita in questo caso dell'università ma più in generale di tutte le istituzioni democratiche. Quindi grazie e a questo punto io mi fermo e lascio la parola a chi del seggio elettorale dovrà gestire lo spoglio. Grazie.
Allora, come nelle tornate precedenti, effettueremo singolarmente lo spoglio per quanto riguarda gli organi maggiori, compresi i 9 dipartimenti. Dopodiché verrà lanciato in un'unica sessione l'elaborazione dei dati relativi ai consigli di corso di studi, che poi via via vi mostreremo anche quelli. Dopodiché potete poi comunque trovare tutto pubblicato e quindi tutte le informazioni, poi comunque avete tempo e modo di verificarle anche in un momento successivo. Quindi direi di procedere. Quindi procediamo con i vari organi maggiori. Allora, per il Senato, il Collegio dell'Area Medico-Veterinaria, scrutinate 1877 schede su 6760 aventi diritto al voto e vedete qua i voti complessivi di ciascuna lista presente di questo collegio. Andiamo oltre. Avanti. Sì, vai avanti. Qua sono le preferenze per le singole liste. Senato Collegio Area Umanistica. ...2594 votanti su 12541 aventi diritto. Senato Accademico e Collegio Area Scientifica e Tecnologica, 2.994 schede scrutinate su 10.915 votanti, aventi diritto al voto. Senato Accademico Collegio dei Dottorandi, 165 schede scrutinate su 556 aventi diritto.
consiglio di amministrazione, 7.252 schede scrutinate su 30.781 studenti aventi diritto al voto. Nucleo di valutazione, 6.968 schede scrutinate su 30.781 aventi diritto, cioè la totalità della popolazione studentesca. Comitato per lo sport, 7.006 schede scrutinate, sempre su 30.781 aventi diritto al voto. Consiglio degli studenti, collegio area medico veterinaria, 1.837 schede su 5.963 aventi diritto. Consiglio degli studenti, collegio area scientifico-tecnologica, 2.942 schede scrutinate su 11.292 aventi diritto.
Consiglio degli studenti collegiaria umanistica, 2.477 schede scrutinate su 12.598 aventi diritto. Quello degli specializzandi e poi dopo i dipartimenti, in teoria, che saranno in fondo. Con questo adesso? Poi, sì, facciamo il consiglio, così finiamo il consiglio degli studenti. Consiglio degli studenti, collegio specializzandi, 206 votanti su 912 aventi diritto. Poi ce n'è altri due da lanciare. Vuoi lanciare tutti? Cambio pagina. Ah, ok. Consiglio di Dipartimento Disciplina Umanistica e Sociale delle Imprese Culturali, 877 votanti su 5.634 aventi diritto. Scorrigliela, dai. Consiglio Dipartimento Giurisprudenza Studi Politici Internazionali, 772 schede scrutinate su 2.272 aventi diritto. Sì, Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, Collegio dei Dottorandi, 11 schede su 12 aventi diritto. Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Collegio Studenti, 977 votanti su 4.355 aventi diritto. Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Collegio Dottorandi, 40 votanti su 118 aventi diritto.
Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Collegio Studenti, 1.681 votanti su 5.941 aventi diritto. Dipartimento Medicina e Chirurgia, Collegio Dottorandi, 12 votanti su 79 aventi diritto. L'ultima pagina, secondo me, sono gli ultimi. Dipartimento di Scienze Chimiche della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Collegio Studenti, 725 votanti su 2.493 aventi diritto. Dipartimento sempre di Scienze Chimiche della Vita e della Sostenibilità Ambientale, dottorandi, 38 votanti su 138 aventi diritto. Dipartimento Scienza degli Alimenti e del Farmaco, Collegio Studenti, 996 schede scrutinate su 3.081 aventi diritto. Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Collegio Studenti, 996 schede scrutinate su 4.638 aventi diritto. Scienze Economiche Aziendali, Collegio Dottorandi, 11 votanti su 13 aventi diritto. Dipartimento Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche, Collegio Studenti, 355 votanti su 987 aventi diritto. Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche, Collegio Dottorandi, 16 schede scrutinate su 54 aventi diritto.
Dipartimento Scienze Medico Veterinarie e Collegio Studenti, 371 schede scrutinate su 819 aventi diritto. Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie e Collegio Dottorandi, 10 schede scrutinate su 24 aventi diritto. A questo punto lanciamo tutti i consigli di corso insieme. Non si vede. Quindi poi li pubblichiamo. Ok, quindi i consigli degli studenti poi verranno pubblicati, li potrete vedere da domani. Ok, quindi tutti quelli che mancano li avvio in batch, non si vedono più. Ok. Qua lo fate dopo voi. Sono cambiati i microfoni. Sto cercando. Allora, benissimo, mi associo innanzitutto ai ringraziamenti che ha già fatto il rettore a tutti gli studenti e le studentesse che si sono messi in gioco e che hanno fatto in questo periodo una campagna elettorale, insomma, che abbiamo visto essere molto attiva. Adesso lo scrutinio si è avviato, ci vorrà un po' di tempo per elaborare tutti i dati, ma in serata avremo tutti i risultati che saranno pubblicati sul sito dell'università, quindi trovate poi tutti gli esiti, corso di laurea e percorso di laurea, oltre a quelli che abbiamo già visto degli organi maggiori. E quindi ringrazio ancora tutti, appunto, coloro che in questi mesi si sono prodigati, anche tutto lo staff che naturalmente ha costruito, tra l'altro, insomma, questo sistema diverso che stiamo testando, penso per la prima volta, mi pare, o no? In questa versione sì, perché io non l'avevo mai visto in questo esito. E quindi ancora grazie a tutti e soprattutto complimenti e in bocca al lupo a chi sarà eletto e che naturalmente si dovrà mettere al lavoro all'interno degli organi e interloquirà naturalmente poi con tutti noi. Speriamo naturalmente in modo costruttivo. Grazie ancora a tutti e buon lavoro.